breve introduzione sul riconoscimento e sull'origine di questo nome così particolare, Sesto in Silvis. Il riconoscimento è stato istituito dall'amministrazione comunale già nel 2005 e viene assegnato su iniziativa del sindaco in occasione della festa del santo patrono di Villorba, San Sebastiano, che si festeggia il 20 di gennaio. Quest'anno abbiamo tardato un po', ma ci siamo arrivati. È un segno di apprezzamento e di riconoscenza per quei cittadini villorbesi che si sono distinti nel campo della cultura, dell'arte, dello sport, dell'economia o per il loro impegno nell'ambito sociale, dando così lustro all'intero comune. Il riconoscimento consiste in una riproduzione in argento di un antico sigillo risalente al XV secolo e appartenuto a Tommaso de Savioli, l'ultimo abate del monastero di Santa Maria in Silvis, di cui dopo dirò. E proprio questo antico sigillo sta qui a rammentarci alcune pagine di storia della nostra terra villorbese, una storia che affonda le sue radici in un lontano passato e che viene ben narrata nel volume Terra di Villorba, di cui è autore lo storico villorbese Adriano Favaro, e ultimo insignito di questo riconoscimento. Il nome trae origine da un'antichissima pergamena conservata all'Archivio di Stato di Venezia e risalente a più di 1000 anni fa. Regga infatti la data del 12 ottobre 1005. Da questo documento si apprende come nel territorio identificato con il nome di Plovenzano, una località oggi scomparsa ma riconducibile alla parte più meridionale della frazione di Angelo, bene, qui a Plovenzano esisteva un possedimento dell'abbazia benedettina di Santa Maria in Silvis, con sede a Sesto, oggi Sesto Arregna, in provincia di Pordenone. Ebbene, il possedimento di Sesto, qui a Plovenzano, era stato donato alla potente abbazia appartenente al patriarcato di Aquileia e molto influente in questa parte del Veneto, era stato donato da un giudice di nome Alberto e da sua moglie Talia, in memoria dei genitori di Alberto che vengono nominati in questa pergamena. Come è sempre stata tradizione dei credenti cristiani, anche Alberto ritiene di poter abbreviare le pene del purgatorio a suo padre e a sua madre, entrambi deceduti, e facendo così delle donazioni alla Chiesa ed acquistando dei suffragi per le loro anime. Alberto dona quindi all'abbazia una proprietà davvero molto vasta, comprendeva ben 4 masserie, con terreni coltivati a cereali, boschi per la caccia, corsi d'acqua, mulini, case coloniche e una curtis, un intero complesso con un castello e una cappella dedicata forse a Sant'Alberto o a Sant'Adalberto, oltre ad altri terreni nelle frazioni vicine, tra cui Fontane. Purtroppo nulla di tutto ciò è pervenuto ai giorni nostri, se non la pergamena e il sigillo dell'ultimo abate regolare del monastero di Santa Maria in Silvis, prima che questo possedimento passasse come beneficio ecclesiastico alla Repubblica di Venezia e fosse poi definitivamente soppresso nel 1789. La località di Plovenzano, invece, citata nei documenti anche come Piovenzano o Plovesano, mantenne una propria individualità per molti secoli, tanto da diventare un comune autonomo ed essere poi unito alla frazione di Lancerigo insieme all'antico comune di Libraga. La pergamena del 1005 costituisce quindi uno dei documenti più antichi reperiti sinora della nostra storia di Villorba e ci porta a conoscenza della struttura di questo territorio in epoca medievale, ma allo stesso tempo evidenzia come il nostro comune abbia una vocazione agricola radicata e di come queste terre siano sempre state fertili e ricche dal punto di vista ambientale e naturalistico. Quindi abbiamo un'eredità importante. E mai come in questo caso, il legame con la terra si dimostra più appropriato per la persona cui il riconoscimento viene oggi consegnato. Bene.
trovato, ben trovati a tutti. Prima di passare ai saluti istituzionali, vorrei invitare qui sul palco, è preciso che siamo tutti e due emozionati. Stamattina ci siamo fatti coraggio, tranquillo, dai che è tutto bene, e adesso sta arrivando. Allora, vorrei invitare qui sul palco un amico comune, un bilorbese e un tenore di fama, che si chiama Francesco Gobbo, che ci omaggerà la sorpresa. Beh, l'emozione appartiene anche a me oggi. Un dono che io faccio con grande piacere, grande onore, amministrazione comunale, al sindaco e a Paolo, che è un grande amico. Grazie. Grazie. Però io e Paolo non l'ho visto cantare, lo rifacciamo. Volevo ricordare che comunque Francesco Grollo è un gesto in civis premiato esattamente quanto? 2006. Grazie a voi, grazie a te. Paolo, vuoi dire qualcosa su Francesco? Vabbè, Francesco, di Francesco precede la fama sua perché è un cantante ormai di fama mondiale, è cantante ufficiale, mi sembra anche dell'aeronautica, quindi. Che si può dire, poi è sempre il Vaticano, quindi magari è un'intercessione anche per tutti i presenti. Allora, prima di iniziare con la nostra conversazione, desidero ringraziare le autorità presenti. Ringrazio per la sua presenza il dottor Antonello Roberto, vice prefetto e carico futuro di Treviso, il colonnello Emanuele Chiardoni, comandante 59 di Mostorno, il consigliere Roberto Fava, il rappresentante del presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon, grazie Roberto, e il sindaco Marco della Pietra mi ha chiamato che non può essere qui per un imprevisto, il consigliere Marchetto Michele del comune di Breda, il vice sindaco Cinto Bonan, gli assessori Asset Rosso e Dussin, i consiglieri comunali, il presidente del consiglio Riccardo Gagno, Lucina Borghetto, Mario Carago e vedo anche la Carla Bonotto. Grazie di essere presenti. Grazie. Adesso leggerò la lettera del governatore che non ha potuto essere presente. Desidero con la presente congratularmi non solo per gli organizzativi profusi, ma anche per la scelta di consegnare questa prestigiosa riconoscenza a Paolo Manzano. Esempio di un'imprenditoria illuminata che riesce nella propria attività a coniugare la tradizione al futuro. L'azienda agricola Mano Andrea costituisce infatti un connubio perfetto che dimostra la spiccata vocazione all'innovazione del nostro tessuto produttivo, valori che, oltre a contribuire alla valorizzazione delle eccellenze agricole, vanta del territorio, contribuiscono anche a declinare la crescita economica alla tutela dell'ambiente. Esprimo la mia vicinanza all'iniziativa, voglio aggredire il mio cordiale saluto che per suo cortese tramite desidero estendere a tutti i presenti. Dottor Luca Zaia. Sì, grazie. Per ultima persona, ma non per ultima, volevo ringraziare per la sua presenza la sindaca del Consiglio Comunale di Ragazzi. È seduta dietro di noi. Grazie. Ti vuoi alzare così ti vedo? È la sua prima presenza pubblica per il Consiglio Comunale di Ragazzi, appena stato eletto. Grazie e buon lavoro. Grazie. Tocca a noi. Allora, io sono scritto i miei appunti e intanto iniziamo con chi è Paolo Manzano?
parti subito, voglio andare basso basso. Allora, premetto una cosa, no? che mi sta molto a cuore. Quando il sindaco Francesco mi ha chiamato, mi ha detto, guarda, mi ha comunicato la decisione del consiglio, ho detto, Francesco, guarda che hai sbagliato il numero, sai, non credo che veramente la cosa non mi sembrava vera. Lui poi ha messo giù e ha richiamato, ho detto, no, sei tu. Avrei detto scusa, ho sbagliato. Esatto. Allora, niente, chi è Paolo Manzan? Niente di più, niente di meno di un agricoltore, un contadino, che ha sempre avuto a cuore per prima cosa la famiglia e poi la passione per il proprio lavoro, insomma, ecco, questo è Paolo Manzan, né più né meno. E come hai iniziato, Paolo? Allora, se ricordo, mio papà mi ha detto vai a studiare qualcos'altro perché in agricoltura non c'è futuro, però la passione, poi alla passione non si comanda, no? E quindi si ritorna in agricoltura. Abbiamo iniziato, a onore del vero lì c'è scritto fondatore, il fondatore è qua, il nonno Andrea, il Salvatore Andrea e la nonna Franca. Dato continuità, insomma, ecco, evolvendo un po' quella che era l'azienda storica. E ecco, questo è quanto. Poi in qualche modo ce l'abbiamo fatta, come si dice, no? Perché la voglia di fare, la voglia di lavorare, la voglia di credere in un futuro e la passione, questa unione di queste cose qua portano poi a dei risultati e questi per noi sono dei risultati importanti per noi come famiglia. Dico solo un'altra piccola cosa, scusami, perché è una cosa che mi sta proprio a cuore. Io sono qua sul palco, però il palco se lo mettete, meriterebbe tutta la mia famiglia prima di tutto. Ci siamo parlati giorni fa e tu mi hai confidato che papà non voleva che tu seguissi questa strada. Sì, infatti, ha detto vai a studiare qualcos'altro perché l'agricoltura, in agricoltura non vedo tanto futuro, mentre come ti dicevo prima, la caparbietà è unita alla passione, io non mi vedevo a fare nient'altro, insomma, ecco. Quindi questa è stata la scelta, questa è stata la strada. E che mi permetteva un sacco di cose, perché di stare insieme alla mia famiglia prima di tutto, perché il lavoro è casa bottega, ma il lavoro dell'agricoltore è fatto così, non è che fai viaggi importanti, al massimo arrivi in ritardo all'ora di pranzo, insomma, ecco, perché il trattore si è fermato nel campo, non è che, quindi questo mi permetteva. E poi insomma, un po' alla volta abbiamo fatto scelte anche diverse e siamo arrivati. Ma quindi hai parlato di famiglia, vogliamoci tanto. Eh sì, ben volentieri. Qui abbiamo mia moglie Sonia, che è in braccio. In braccio Cecilia, la mia nipotina, siamo dei nonni. Poi c'è mio figlio Luca con la compagna Valentina, c'è anche Ginevra, l'altra nipotina. Per ultima, ma non per ultima di importanza, mia figlia Eva. I nomi li abbiamo appena citati prima, Andrea e Franco. E quindi un ruolo importante della tua famiglia, soprattutto Sonia. Beh, Sonia è l'altra mia metà, insomma, ecco, tutti lo sanno, non è un segreto, perché quando mi chiedono ma chi è che ha pensato, chi è che ha deciso, chi è... non mi piace prendere i meriti che non ho, per cui tante volte, insomma, dico
quello che è Sonia, sono 35 anni che siamo sposati, ma è come se fosse il primo giorno, condivide con la nostra famiglia, con me, anzi tante volte vi dirò la verità, sono io che faccio quello che vuole lei, non è che come in tutte le famiglie penso, o quasi tutte le famiglie. Qualche volta? Sto un po', non voglio alimentare. E quindi poi abbiamo Luca che sta... Luca è ormai da 10 anni che è in azienda, è la forza nuova, la forza giovane, infatti io mi perdo tante volte in chiacchiere e invece ormai diciamo che la sede dell'ufficio è sua, insomma, ecco. E poi c'è Eva che ha avuto un percorso di studi all'estero e adesso è ritornata in azienda e questo, inutile che ve lo dica, mi fa enormemente piacere, soprattutto dovete dirlo a lei. L'altra domanda è questa: quale peso ha la tua famiglia e che peso ha il territorio, la comunità? Allora, io non parlerei di peso, perché non c'è un peso, non è un peso la famiglia, che fortuna ho ad avere una famiglia, che fortuna ho ad avere un territorio così, questo è, io lo vedo sempre in termini positivi, perché di fatto penso che, come ho detto prima, la famiglia gioca un ruolo fondamentale, soprattutto per me che ci tengo. Poi la comunità è qualcosa di straordinario, infatti non so se era nella scaletta, eccetera, abbiamo avuto delle disavventure. Ci siamo detti che la scaletta va stravolta, ecco. Quindi il ruolo della comunità è venuto fuori in alcune disavventure che abbiamo avuto nel 2019, dove c'è stato un incendio, eccetera, e senza entrare nei particolari, però la cosa che più... Così, è qualcosa che a cui non, è qualcosa inaspettato, ecco. Ho visto tantissime persone che si sono rese disponibili a dare una mano a uno per quello che poteva. E allora, il 2019 è stato un anno un po' orribile, in quanto ad agosto è mancata anche la mia nipotina di 12 anni, nipotina, la figlia del fratello di mia moglie, no? E poi a novembre c'è stato questo incendio qua, quindi che ha distrutto gran parte dell'azienda, insomma, in quel momento lì non è che se non hai una fervenza e una volontà e hai la famiglia e poi la comunità, passi veramente dei momenti molto difficili. Invece con l'aiuto di tutti siamo riusciti a risollevarci e a creare qualcosa di diverso, di nuovo, anzi, insomma, ecco, come nel classico detto, si è chiusa una porta però si è aperta veramente un portone in quel momento là, e la comunità è stata fantastica. In primis mi ricorderò sempre che la mattina dopo l'incendio c'era il sindaco, tuo predecessore, c'eri anche tu lì in azienda e siete venuti a chiedere di che cosa hai bisogno, noi siamo qua, ecco, questa è la cosa più importante, quindi sono cose che ti restano nel cuore e che ti segnano veramente l'anima. Ecco, tu mi hai bruciato la domanda, e quindi la domanda era: non è sempre stato tutto facile, e fare squadra e fare comunità vuol dire anche questo, perché grazie alla famiglia, grazie alla comunità vi siete ripresi, e come hai detto tu, si è chiusa una porta, si è aperto. Quindi abbiamo parlato un po' di quello che è la tua attività produttiva, e adesso apro io un portone sul sociale, perché dovete sapere che io ho fatto 10 anni assessore sociale prima di diventare sindaco, e ho avuto dei periodi molto difficili da gestire, con delle situazioni veramente critiche che l'amministrazione non riusciva a fare capo, e ho bussato alla porta di Paolo più di una volta, e quindi Paolo, per quanto ha potuto, mi ha detto no, ci ha aiutato. Questo vuol dire fare comunità. E quindi io ho aperto la porta del sociale, quindi vorrei chiamare qui sul palco un tuo amico, un amico,
che è un presidente di un'associazione, Mario Paganensi, che non l'ho citato prima nei saluti perché comunque abbiamo concordato con Paolo di avere una testimonianza di quello che fa appunto Nonno Andrea insieme a questa associazione che è molto importante. Prego Mario. Diversi anni fa e che ci ha portato a cambiare un attimino quello che è l'atteggiamento nei confronti dei più fragili. Mario è presidente appunto di un'associazione del Labirinto di ragazzi autistici e in questo momento qua, scusami perché sono molto emozionato, non in questo momento qua, però diversi anni fa ci siamo trovati insieme e abbiamo un attimino pensato a come si potesse collaborare e in qualche modo creare un modello che non fosse solamente un one shot, nel senso quello è il contributo e basta, qualcosa che potesse continuare nel tempo, qualcosa in cui un modello dove vince prima di tutto il ragazzo per vari motivi e poi può vincere anche l'azienda e questo incoraggia a continuare nel tempo questa iniziativa, questa serie di iniziative, adesso ve ne parlo un po' Mario, che abbiamo messo in piedi appunto qualche anno fa. Beh, intanto grazie, per me è un'emozione essere qua perché tra l'altro Paolo, il cavaliere Paolo Manzano, perché l'anno scorso ha ricevuto questa prestigiosa onorificenza, a cui si aggiunge questa, tra l'altro, molto più importante. Ho avuto il piacere di essere... Io no, io ho il Covid purtroppo, quindi quest'anno non potevo mancare. No, io dico che la vita a volte ti sorprende, ti fa dei regali inaspettati. Più passa il tempo, e più è difficile incontrare persone che ti stupiscono, speciali. E Paolo è una di queste persone. Il titolo, tra l'altro, spero di non dire fesserie perché il latino ormai è da parecchi anni che non lo mastico, però Sesto in Silvis vuol dire seduto nella foresta. E Paolo è una persona, è una foresta, non Paolo, perché poi giustamente avete già detto tutto, Paolo non è solo Paolo Manzan, è la famiglia, è una famiglia vera. In Italia sentiamo parlare dei valori, lui li rappresenta, è un esempio di imprenditore per la famiglia. Però per capire Paolo, usando la foresta che tra l'altro lui ama adesso, sappiamo, è una cosa nostra. E, per capire Paolo bisogna prima di tutto partire dall'albero. Per capire la foresta devi partire dall'albero. I suoi alberi sono una valanga di valori importanti. Il sociale, quando lui parla di sociale, è sociale vero. Non è un sociale di facciata perché che bello, faccio vedere che anch'io faccio beneficenza, aiuto gli altri. Io ho visto, e lo dico con emozione, guardate, faccio anche fatica, ho visto Paolo quasi avere le lacrime agli occhi quando gli racconto magari dei progetti che facciamo assieme, magari dico guarda questo ragazzo ha fatto questo, lui si emoziona. Paolo è una persona che se cadi per terra, lui prova ad alzarti. Se non ce la fa, lui si sdraia accanto a te fino a quando non vi alzate tutti e due. Questo è Paolo Manzano. E non solo lui, perché poi, ripeto, lui ha detto una cosa, dietro un grande uomo c'è una grande donna. E poi ora lui è stato fortunato perché anche la generazione, i ragazzi, sono delle persone meravigliose. Luca è il migliore della famiglia, mi sa perché. Però no, a parte tutto quanto, con Paolo abbiamo iniziato dei progetti tanti anni fa guardandoci e la cosa che mi fa veramente piacere è che lui prima dei ricavi, dell'utile, ha guardato l'inclusione vera. O tante volte è lui che mi chiama e dice ma io ho questo progetto, cosa facciamo fare ai ragazzi? Vieni qua che ne parliamo. Cioè oggi è inutile che vi racconto cosa abbiamo fatto perché stiamo spaziando.
siamo arrivati a fare pure il gin, cioè il gin non diretto, ma le botaniche sì, ovviamente. Ma abbiamo fatto tantissimi progetti, dal gelato alle creme, ma anche piccoli lavoretti, e tutto questo con uno scopo: includere i ragazzi. Quindi io di questo oggi non posso che dire grazie, perché poi siamo diventati amici, perché anni dopo anni, oggi tra l'altro io non parlo con Paolo da anni, perché ogni volta che ci vediamo lui mi dice: hai capito, eh? Io dico: hai capito, eh? Sì. Cioè, beh, è l'unica frase che ci diciamo, perché siamo talmente affiatati che non ci sono bisogno di parole, sembra una canzone però in realtà. Quindi, che dire, credo, e non aiuta solo noi, perché poi in questo mondo del sociale ci sono le gelosie. No, Paolo è una persona aperta a tutti, è una persona intelligente tra l'altro, perché aiuta, vuol vedere oggettivamente anche i risultati. Quindi oggi sono qua, non posso che dire tre cose a Paolo: grazie, grazie e grazie. E concludo dicendo che la vera forza di Paolo, cito, visto anche il periodo della Turchia, Nazım Hikmet, è un poeta turco, ha scritto, la conoscete tutti, una poesia cortissima e bellissima, non la cito, ma che è il più bello dei mari, è il più bello dei mari, che dice: il più bello dei mari è quello che non navighiamo. Ecco, la forza di Paolo è che il più bello dei suoi progetti ce l'ha in mente lui adesso, ma non l'ha ancora fatto, e lo farà, e continuerà sempre così. Grazie. Sono tanto abituato a questi al palco e soprattutto a tutti questi elogi, insomma, ecco, ringrazio tutti, accetto, accolgo, però mi emoziona, insomma, ecco, non me l'aspettavo. Circa due ore fa mi prendevi in giro perché ti ho detto: Paolo, sono qua emozionato. Dovrei essere io, anche lui. Grazie, grazie Mario della testimonianza, e come ha detto Mario poco fa, Paolo non guarda l'utile, non guarda l'utile prima, guarda cosa è importante per la comunità e per il sociale. Però Paolo non collabora solo con il Terrabilinto, collabora anche con un'altra associazione del territorio, un'associazione che da tanti anni è radicata nel territorio, che si chiama AREP. Giusto, sì. AREP è un'altra associazione con la quale collaboriamo, abbiamo anche con loro tantissimi progetti di inclusione e di contribuzione, chiaramente, insomma, ecco, perché alla fine la cosa più importante è quella di dare un'opportunità ai ragazzi per poter fare dei piccoli lavoretti, e poi che abbiano anche le risorse per poter andare avanti, per poter avere quello che gli serve. Con AREP Sociale abbiamo fatto tantissime cose, come insomma cerchiamo di essere, come ha detto Mario prima, a volte c'è un po' di rivalità tra le varie associazioni, cerchiamo di smorzare questa cosa qua, e c'è la volontà da parte nostra, della famiglia, di essere presenti in vari aspetti, insomma, ecco, di aiuto, ecco, questo è il concetto. Io vi porto una piccola testimonianza, che noi a settembre abbiamo avuto un gemellaggio con il comune francese e tedesco, dove centinaia di persone sono venute qui per 2 o 3 giorni per siglare questo gemellaggio che era basato sulla diversità. E abbiamo fatto visita all'azienda di Paolo. Quello che ha colpito gli amici tedeschi e francesi, a parte l'azienda, il buon cibo, quello che ha colpito è il discorso che Paolo ha fatto in mezzo al campo delle zucche, sì, sul sociale. Ancora oggi io, il sindaco di Oberansbach, che mi scrive complimentandosi per tutto quello che è stato fatto in quei 3 giorni là, ma soprattutto va a sottolineare quello che stiamo facendo, quello che stai facendo per i sociali, almeno mi scrive una volta al mese. Quindi è una testimonianza che abbiamo portato forse in 2 paesi dove magari l'attenzione per i più fragili c'è, ma forse non è come radicata qui nel nostro territorio. Quindi è una testimonianza che volevo portare a tutti voi, e soprattutto a te, perché l'ultima lettera mi è arrivata la settimana scorsa e mi ha fatto appunto piacere dirtelo di persona.
Grazie, non so cosa dire perché appunto ci siamo già abbiamo già un po' fatto presente quello che stiamo facendo, ma cercando di dare, di vedere quell'aiuto che possiamo dare, se vogliamo chiamarlo aiuto, comunque la nostra collaborazione, vedendola sotto un altro aspetto, insomma, cercando di vedere le cose da un altro lato, e questo è qualcosa che è pensato, non è scontato, insomma. Altre due o tre domande, poi sì, andiamo alla prevenzione. Tu sei un ottimista, vero? L'ho detto anche prima, di natura, insomma, ecco, c'è sempre, il bicchiere è sempre pieno, non è mezzo pieno, per me. Il tuo sogno nel cassetto? Ne ho tantissimi adesso, non è che, anche perché gli ultimi anni sono stati abbastanza proficui, insomma, ecco, e quindi l'appetito via mangiando, e quando sei, hai un'azienda così, ci sono persone nella comunità, la famiglia, eccetera, è chiaro che poi sognare costa poco, e mi sono accorto di una cosa che mi fa anche paura a volte, che se sogni veramente, toccando il sogno, questo al 99,99% si realizza, appunto, cioè non è che, quindi ecco, io porto solo quello che è la mia esperienza, non insegno niente a nessuno, però so che il sogno ti porta veramente lì dove vuoi andare. Allora, se Steve Sibis, un pensiero, facciamo questo nostro, questo pensiero. Tu fai le domande difficili, sai come sei. No, tu mi hai detto. Non sono come Mario che conosci le prime. L'altro giorno tu mi hai detto, non deve essere un premio, ma un premio alle intenzioni. Questa è una domanda difficile, anche se comunque è un carico di responsabilità questo premio, cioè non è che in qualche modo è vero, è un premio di intenzioni, è un premio che io sento come qualcosa che è un, come posso dire, ecco, qualcosa che mi grava di una responsabilità futura che io ben accetto e ringrazio. Signori, io ho finito la nostra conversazione. Credo che abbiamo conosciuto un po' più profondamente Paolo e la sua famiglia. E quindi ora proseguiamo per la cerimonia del premio. Grazie a tutti. Conferisce il riconoscimento a Paolo Manzano con la seguente motivazione: imprenditore agricolo, ispirato a valori autentici e profondi, sempre attento alla dimensione relazionale, ha saputo percorrere strade innovative, aprendo la sua azienda a progetti di inclusione e di valorizzazione del territorio, che generano ricadute positive nel tessuto sociale dell'intera comunità. Consegno il sigillo, prima non abbiamo niente, ha spiegato grazie il significato. Grazie.